Ciao, sono Ginevra e lavoro qui nell'azienda di famiglia Oddone Prati. La mia famiglia, io sono la quarta generazione di una famiglia di viticoltori e dal 1880 la mia famiglia produce vini del territorio, vitigni del territorio in chiave del tutto vecchio stile. E dal 2019, quando ho iniziato anch'io ad occuparmi dell'azienda di famiglia, ho pensato di rivoluzionare quella che era la produzione delle nostre bottiglie, quindi una produzione di nicchia, piccoli numeri, perché puntano ad una qualità decisamente alta. Sono tutti vitigni tipici del territorio, autoctoni della nostra zona, ma rivisitati in chiave innovativa, come ad esempio il Brachetto, che tendenzialmente dalle nostre parti viene utilizzato per la versione tappo raso, quindi un vino dolce da bere e da mangiare con i dolci. Noi l'abbiamo proposto in una versione extra dry, quindi 12 grammi di zucchero residuo, perfetto da abbinare come l'aperitivo, da utilizzare da bere durante l'aperitivo, con i primi piatti a base di pesce. Oppure ad esempio lo Chardonnay, che da queste parti viene tendenzialmente utilizzato per la produzione dell'Altalanga o come bianco da tavola, abbiamo deciso di farlo in una versione fermentata ed affinata sulle fecce fini per 10 mesi circa. Questi qui sono tutti bottini di rovere francese di secondo passaggio per scelta, perché non volevamo dare un impatto di legno troppo forte allo Chardonnay. Comunque, essendo un bianco, è molto delicato. E, per quanto riguarda invece i rossi, abbiamo la produzione di Barbera d'Asti in una versione semplice acciaio. Questo perché la Barbera è sinonimo di Monferrato e allo stesso tempo volevamo fare un bianco, un rosso d'entrée di facile beva, quindi acciaio che esalta le caratteristiche del territorio. In quanto come rossi barricati abbiamo un blend di Cabernet Sauvignon, Syrah e Barbera, quindi un tipico taglio bordolese con un vitigno del territorio, e l'Alba Rossa, che appunto è un vitigno nato verso la fine della Prima Guerra Mondiale dal professor Dalmasso, con l'obiettivo di unire le due grandi potenze piemontesi, quindi da un lato il nebbiolo vidro nero ricco di struttura ma scarico di colore e profumi, e dall'altro lato la Barbera ricco di colore e profumi ma scarico di struttura. Quindi tramite un'impollinazione del tutto naturale si è creato questo vitigno che si chiama appunto Alba Rossa, diventata poi una DOC piemontese. Abbiamo deciso di vinificare l'Alba Rossa in versione appunto barricata, quindi invecchiata in legno. Questo perché ovviamente l'Alba Rossa, essendo un vino di carattere e di struttura, il legno aiuta ad ammorbidirla e a renderla anche un po' più elegante.